Egregio Presidente, Professor Pacetti, Direttore Dottor Valente, Professor Modica, Professor Profumo, Professor Ferrone, innanzitutto auguri ai nuovi Presidenti. Permettetemi però, prima di iniziare questo mio intervento, di fare un grande applauso sia alla signora Ruberti e sia alla signora Carlini oggi presenti, perché dietro grandi uomini ci sono sempre delle grandi donne. Ricordo. Assolutamente sì, è verissimo. Ricordo come se fosse oggi, quando insieme al carissimo amico, il professor Claudio Gori Giorgi, il professor Ruberti ci chiamò per comunicarci che il numero 2 del notiziario dell'Università e della Ricerca avrebbe dovuto contenere come notizia principale la creazione della rete GAR. Era il febbraio del 1990 e già allora, più di 20 anni fa, Ruberti si era posto il problema, a mio avviso centrale, che il ruolo dell'Italia nella ricerca internazionale, fattore determinante per la crescita di un paese avanzato come il nostro, avrebbe rischiato di risolversi in un irrimediabile rapporto di sudditanza in assenza di un corrispondente sistema nazionale di ricerca efficiente e all'avanguardia. In quest'ottica si inquadrava la creazione della rete GAR per il collegamento veloce dedicata alla necessità della ricerca basata sul calcolo ad alta prestazione. La realizzazione della rete fu possibile grazie a un contributo di 5 miliardi di lire assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e alla collaborazione della SIP, che oltre a fornire i servizi di tipo trasmissivo fornì anche un servizio di presidio per il controllo dell'intera infrastruttura. Un ricordo va in questo momento di gioia, lo ripeto, anche al caro amico professor Orio Carlini, che in qualità di componente della Commissione per le Reti del Calcolo Scientifico, il CRCS, fin dalla sua istituzione da parte del ministro Ruberti ha ininterrottamente operato alla costruzione della rete GAR, prima come presidente dell'OTS, dell'organismo tecnico scientifico, e quindi dopo l'istituzione del consortium GAR, come presidente del CTS GAR, comitato tecnico scientifico. Venendo al tema di oggi, ai 20 anni della rete GAR, permettetemi di prendere in prestito una bella frase da voi sottolineata. Se quotidianamente gli scienziati si scambiano messaggi attraverso le frontiere, se hanno trovato un linguaggio comune, se attingono l'uno alle banche dati dell'altro, la fiammella della comprensione internazionale non è spenta. C'è un nesso preciso fra rete e civiltà e fra rete e democrazia inteso a stabilire un criterio di uguaglianza tra quanti partecipano. È una frase di Giuseppe Biorci, illustre ricercatore italiano che fu vicepresidente del CNR e figura chiave nella diffusione di Internet in Italia. Una frase oggi più che mai attuale: la ricerca scientifica è un patrimonio dell'umanità, alla cui formazione concorrono in modo naturale gli scienziati di tutto il mondo, superando barriere culturali, politiche e religiose. Se pensiamo alla competizione nel mondo della ricerca, possiamo dire che questa si sviluppa attorno alla traduzione delle conoscenze scientifiche in tecnologie e i diversi sistemi di organizzazione si differenziano nella capacità di formare scienziati e tecnici e nell'efficacia ad assistere il processo di trasferimento della conoscenza. Tuttavia, nella nuova società della conoscenza, la condivisione è un concetto altrettanto importante, soprattutto a livello scientifico. La cooperazione tende oggi a sostituire e superare la competizione per rispondere a sfide sempre più complesse e globali, dall'esplosione demografica alle risorse rinnovabili, al cambiamento climatico. L'attuale congiuntura economica mondiale e la portata delle sfide scientifiche e tecnologiche di questo tempo indicano nell'internazionalizzazione della ricerca la strada più efficace per la produzione di nuova scienza, per la formazione di una classe scientifica europea e globale, per il miglioramento del rapporto tra ricerca e le sue applicazioni
in particolare industriali, sanitarie e sociali. Tuttavia, puntare in modo semplicistico ad una globalizzazione che abbia come oggetto del desiderio lo scambio delle merci, i mercati e le borse porterebbe a trascurare gli elementi principali che servono a creare ed alimentare i contesti dell'innovazione e dello sviluppo, ossia le competenze e le conoscenze che insieme formano il capitale immateriale considerato ormai in tutto il mondo, forse meno da noi, la nuova ricchezza delle nazioni. Inequivocabilmente conoscenza e ricerca sono sinonimi di sviluppo, di innovazione, equivalgono a ricchezza e occupazione. Senza investimento in ricerca e formazione non vi è sviluppo, innovazione e quindi crescita. Senza fare esempi, credo sia sufficiente analizzare ciò che sta avvenendo in Cina, in India, in Corea del Sud, in Brasile in questi ultimi anni. La consapevolezza che l'investimento in ricerca crea valore aggiunto è sempre più forte a livello dell'Europa e dei suoi Stati membri. Nella comunicazione della Commissione europea Innovation Union si afferma che se nel 2020 si raggiungesse l'obiettivo del 3% del prodotto interno lordo investito in ricerca e sviluppo, si avrebbe come probabile conseguenza la creazione di 3,7 milioni di posti di lavoro, di cui 1 milione di ricercatori, ed un aumento del PIL di oltre 800 miliardi entro il 2025. Una tendenza favorevole. Le tre grandi iniziative comunitarie Europa 2020, Innovation Union e Horizon 2020 hanno in comune alcune caratteristiche. Oltre al tema della coesione, l'esigenza di passare dalla ricerca di base al mercato, facendo innovazione non acquistando ricerca all'estero, la creazione oltretutto di grandi infrastrutture di ricerca. Questo è il tema importante. Oltre ovviamente al tema dei 5 grandi obiettivi previsti da Europa 2020, perché io sento sempre parlare del famoso pareggio di bilancio, ma mai si sente parlare del raggiungimento dei grandi 5 obiettivi previsti da Europa 2020, che sono la scolarizzazione, l'universitarizzazione, il raggiungimento del 3% del prodotto interno lordo, in materia di 20-20-20 in clima ed energia, meno disoccupazione, temi fondamentali oltre che il tema del pareggio del bilancio, che è senz'altro un fatto importante. E si parla di crescita, ma non si capisce in quale maniera si voglia crescere se poi alla fine si taglia laddove la crescita ha un ruolo principale. Quindi nel contesto europeo dominato da Europa 2020, le grandi infrastrutture di ricerca sono strumento essenziale per lo sviluppo scientifico e l'innovazione tecnologica del Paese, che necessita dell'integrazione di competenze e discipline e richiede il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati della ricerca. La creazione di grandi infrastrutture di ricerca, per quanto elemento abilitante irrinunciabile, non è tuttavia sufficiente se non è accompagnata da un approccio strategico allo sviluppo economico e tecnologico. Da qui la necessità di disegnare la roadmap nazionale delle infrastrutture di ricerca. La strategia nel settore delle infrastrutture di ricerca, delineata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e, se volete, dalla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione della Ricerca, nella prima roadmap italiana delle infrastrutture di interesse paneuropeo si allinea alla strategia di settore dell'ESPRI, è coerente con la strategia nazionale del Piano Nazionale della Ricerca ed offre l'evidenza della presenza dell'Italia nello spazio europeo della ricerca, con infrastrutture e competenze di primo piano e con partecipazioni alle principali installazioni internazionali che sono state realizzate nella seconda metà del XX secolo, permettendo ovviamente la libera circolazione delle conoscenze, la cosiddetta quinta libertà, attraverso l'accesso a infrastrutture di ricerca a livello mondiale, attraverso l'uso quindi di conoscenze interdisciplinari al di là dei confini nazionali. Un posto importante è occupato nella roadmap dalle infrastructure, le infrastrutture digitali, in linea con la strategia della Commissione europea che nel documento Le infrastrutture ICT per le science evidenzia il ruolo strategico delle infrastrutture elettroniche quale elemento portante delle politiche europee per la ricerca e l'innovazione.
Per favorire e accelerare la transizione dell'e-science, la Commissione europea e gli Stati membri hanno già realizzato investimenti cospicui nelle infrastrutture elettroniche, come la rete paneuropea di ricerca GEANT, le reti scientifiche GRID, le infrastrutture di dati e di supercalcolo. L'aspirazione a creare infrastrutture elettroniche come strumento sostenibile di pubblica utilità e il loro uso al servizio dell'innovazione costituisce un pilastro della rinnovata strategia europea a sostegno della ricerca scientifica a partire dal 2020. Il MIUR, attraverso il GAR e gli altri consorzi per il calcolo, quali il CINECA, il CILEA e il CASPUR, che realizzano un solido legame tra gestori dell'infrastruttura e utenti finali, ha inteso con la roadmap italiana sostenere le infrastrutture elettroniche, offrendo una risposta coordinata economica, favorendo lo sviluppo di un ecosistema di archivi digitali europei, favorendo l'implementazione della capacità di supercalcolo. Grazie alle infrastructures, ambienti pervasivi accessibili virtualmente da ogni luogo, che rendono possibile la condivisione delle risorse, delle esperienze e dei risultati all'interno della comunità scientifica a livello globale. Sarà possibile affrontare problemi di grande complessità che singoli gruppi non sarebbero in grado di risolvere. Vere e proprie autostrade dell'informazione interconnesse a livello globale. Le reti di ricerca sono esse stesse, in molti casi, un laboratorio di nuove tecnologie e paradigmi. Oggi siamo qui a celebrare i 20 anni della rete GAR voluta dal ministro Ruberti. Altri dopo di me racconteranno il ruolo trainante che la rete GAR ha avuto per la ricerca italiana e per la sua internazionalizzazione in questi 20 anni. Io voglio solo qui ricordare che tra le infrastructure presenti nella roadmap italiana c'è anche GAR-X, il progetto oggi in fase di attuazione che porterà alla realizzazione di un Next Generation Network nazionale per l'università e la ricerca. Come a dire, noi crediamo che questo ruolo sia tutt'altro che esaurito. Grazie a tutti per l'attenzione e del gentilissimo invito.